Del 2019. Eh, riprendiamo dopo un periodo di mh, pausa delle, la cadenza delle nostre mh, trasmissioni, mh, le nostre riflessioni su quello che è accaduto mh, in questo periodo, eh, tra un temporale tra una trasmissione e l'altra. E, se ci sono suggerimenti o cose di cui magari che volete sentire la mia opinione ma non è tanto mia opinione è un po' l'opinione che viene da lontano che viene da, dal 21 passare per tutta la storia del movimento operaio della classe operaia quest'anno vorrei iniziare proprio con una cosa un po' più leggera e la il sito di N più 1, che si chiama quinterna.org, eh, fa normalmente invia periodicamente delle newsletter dove ci sono dei punti di riflessione in base a delle notizie che appaiono no, sui quotidiani, sui weekly o sui mensili e poi c'è un punto di riflessione eh, dove viene, alla fine viene posto in modo tale che anche il lettore possa... Eh, possa pensare un attimo, possa criticare la notizia che viene posta e poi ci sono dei link dove ci sono, dove si può andare a degli approfondimenti, io ho già inviato il link alla regia che prego di Mettere e in questa newsletter, chi vuole ricevere questa newsletter non fa nient'altro che scrivere eh, a, a, questi, a questo gruppo N più 1 e eh, la riceverà online eh, periodicamente ogni volta che viene pubblicata. Oggi iniziamo con. Il titolo di questa notiziola è così: La prossima rivoluzione è capitalistica. E questo è il titolo della copertina dell'Economist, il settimanale che rappresenta la corrente liberista classica, smittiana. Del capitalismo contemporaneo. Smith viene citato molte volte, da, come Riccardo, da Carlo Marx sul, sul capitale. E quindi il titolo era questo del, dell'Economist: la, la prossima rivoluzione capitalistica. La rivoluzione sarebbe una riconquista. Una reputazione in grado di rimediare a quella disintegrata dagli ultimi dieci anni di pessime prestazioni del capitalismo stesso. Dico. Coerentemente con il suo codice eh, redazionale liberista, il periodico sostiene che la tendenza a investire nei grossi monopoli informatici Alimenta un andamento negativo, dato che spinge anche le industrie tradizionali a rapportarsi nello stesso modo, cioè a eh, concentrare. Non essendo, però non essendo però concorrenziali sul piano del profitto e della pro produttività, queste ultime tendono al protezionismo, queste, queste ultime parlando dell'industria eh, produttiva e non eh, a raffronto dell'industria informatica, del quale si fanno paladine con il sostegno eh, dello Stato. Nel XXI secolo, l'età dei giganti di eh, Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, sarebbe necessario varare una politica di... Tre, trust Bosting: cioè eh, spaccare i trust come quella di Roosevelt che diede il nome all'inizio del Novecento. Ritorno alla concorrenza, dunque, ma a quale scopo e con quali mezzi di persuasione? È la domanda. E il punto di riflessione è questo: i grandi eh, conglomerati capitalistici hanno un valore strategico, economico, militare. Limitarne d'ufficio la potenza sarebbe come evitare di installare l'elettronica sui cacciabombardieri. E, altra notiziola sui palazzinari cinesi, dieci anni fa, quando iniziò la crisi, il governo cinese per stimolare l'economia varò misure imponenti, fra le quali spiccava facilitazioni all'edilizia. Che quando le cose si mettono male, si sa, in ogni altro campo è il settore il rifugio per l'eccellenza il mattone. Un costruttore, quindi, che all'epoca era già considerato ricco per il possesso di 10.000 alloggi, prese la palla al balzo e ne costruì altri 450.000 distribuiti in 228 città. La crisi dura da dieci anni e l'effetto mattone non si è verificato. Cioè, non c'è stato il bene rifugio, quindi la, eh, comprare case, con l'intensità prevista. Molti alloggi sono rimasti vuoti e il suddetto costruttore si trova con un debito che ammonta a 100 miliardi di dollari. La notizia non è piaciuta agli azionisti dell'impresa, che hanno venduto azioni facendone calare il prezzo del 33%, cioè un terzo in meno. Eppure lo stimolo sembrava aver funzionato. Dieci anni fa la Cina rappresentava il 6% dell'economia mondiale. Oggi ne rappresenta il 16%, il 16 in termini di PIL, calcolato secondo il potere d'acquisto ha superato gli Stati Uniti. Cioè col potere d'acquisto ha superato gli Stati Uniti, passando al primo posto. È stato il primo paese a recuperare i livelli anticrisi. Ma da allora il debito cinese è aumentato. Attenzione, dal 150% di PIL al 250%. Le esportazioni sono diminuite, gli impianti lavorano a capacità ridotta e la finanziarizzazione fa oscillare pericolosamente i prezzi dei titoli. Che cos'è che non ha funzionato? Cioè che non ha permesso di vendere le case e riempire e riempirle di gente? Il governo, sicuro di un'economia florida, di una bilancia commerciale inattivo, di una rendita dovuta all'acquisto di buoni del tesoro americano ricordo che i cinesi sono i maggiori detentori del debito americano, ha varato una politica monetaria che non incide sui redditi. Le case sono state costruite, ma non si possono regalare, bisogna far lavorare di più i potenziali compratori, cioè sfruttarli di più. Affinché guadagnino e comprino, eh, ma se non parte l'economia eh, rimane là. E quando parliamo, per esempio, di exit della Gran Bretagna o altre cose, quando qui semplicemente usciamo dall'euro perché. Eh, così l'economia nostra andrà migliore. Attenzione a questa notiz notiziola. In Inghilterra sta prendendo piede l'idea di lasciare l'Unione Europea senza oneri onorare i vincoli esistenti, compreso un debito che ammonta a 50 miliardi di euro per obblighi vari. Sembra che tutti quanti abbiano perso la testa. I sovranisti inglesi, non pensano evidentemente alle possibili contromisure, ma anche i sovranisti dell'Unione non stanno pensando a quel che potrebbe succedere se per stizza gli europei volessero vendicarsi adottando misure drastiche. In 45 anni di sedimentazione degli accordi fra paesi ci sono, si sono intrecciate migliaia di piccole questioni burocratiche. Che sembrano influenti se considerate una per una, ma che eh, nell'insieme possono essere devastanti se lasciate andare alla deriva. Con una percentuale di PIL agricolo, attenzione, dello 0,7% del totale parliamo della Gran Bretagna e i servizi dell'80%. Importante avere eh, que questo dato, un 80% di servizi. Il Regno Unito avrà difficoltà a garantire l'approvvigionamento di cibo alla sua popolazione e, se si innesca una reazione a catena, sono a rischio anche i prodotti di altri comparti. Non è uno scenario troppo remoto se il governo sta predisponendo misure d'emergenza. D'emergenza per assicurare ad ogni costo il flusso di alimenti, di alimenti, medicinali, mezzi di produzione e materie prime, con cautela per non generare eh, psicosi. Un'eventuale corsa alle, uh, alle provviste può svuotare negozi e supermercati in brevissimo tempo. E leggevo proprio la notizia poco fa che um, eh, gli stati, il, il Regno Unito sta facendo incetta di eh, medicinali. Altra notiziola è la guerra uh, dei i bit dei microprocessori avete sicuramente sentito la notizia che gli Stati Uniti no, dicevano non comprate Huawei perché potete essere spiati dai cattivi cinesi come invece essere spiati dagli americani eh, sia bello perché c'è sempre il bene e il male, quindi essere spiati dagli Stati Uniti vuol dire garantire la libertà la democrazia mentre essere eh, Spiati dai cinesi e eh, i cinesi è il diavolo, ma sentite questa notizia. Ci sono microprocessori dappertutto nei computer, ovviamente, ma anche negli oggetti d'uso quotidiano. Man mano che eh, un mondo. Ha fatto, ha fatto di sensori e evolve verso un'integrazione sempre più stretta fra uomo e macchina. I grandi produttori di computer, i robot o di altre macchine in grado di assistere l'uomo nella sua vita quotidiana, tanto sul lavoro quanto a casa, basano la loro produzione sui microprocessori che arrivano da pochissimi paesi. Stati Uniti ovviamente, e Giappone, Taiwan, Corea, Singapore, Indian, Indonesia, fra i primi 15 fabbricanti del mondo, non ve n'è uno cinese, eppure la Cina spende in microprocessori di importazione quanto spende in petrolio. E quindi inevitabile che, come ha fatto per altri tipi di merci, inizi a produrli da sé e per sé. Gli Stati Uniti hanno cominciato nel 2015 a limitare l'esportazione di questa tecnologia e gli sono, si sono affiancati Taiwan e Corea. Paradossalmente però, proprio la, le restrizioni commerciali accelerano l'esigenza di una produzione nazionale e infatti il governo cinese ha stanziato 150 miliardi di dollari per la ricerca in questo campo. Le grandi multinazionali americane hanno in media 16.000 fornitori, metà dei quali all'estero. Limitare tale rete produttiva con pratiche protezionistiche sarebbe un suicidio. Ergo, dati precedenti, il mondo vedrà nascere un nuovo, grande e spregiudicato produttore di microprocessori. Se l'amica Taiwan aveva inserito un microchip per cellulari americani, un settore spia nascosto, figuriamoci cosa sarà capace di fare la, fra virgolette, nemica Cina continentale. No? Quindi eh, vedremo anche qui un, un, un aumento del, in questo settore di microprocessori. Tempi che corrono. Da, nel 2017 sono nate e sopravvissute 1109 aziende che si interessano di intelligenza artificiale. Si tratta di piccole realtà, molte delle quali muoiono in fretta, ma tra fusioni e acquisizioni il giro d'affari è stato di 24 miliardi di dollari. Grandi realtà produttive come la Tesla, Huawei, Apple e fornitrici di servizi come Google, Amazon, Barmatt, si stanno cimentando in prodotti e servizi intelligenti, spendendo molto di più rispetto alla cifra delle piccole nuove arrivate. Ma quest'ultima ondata è diversa. Fino a pochissimo tempo fa, un meccanismo intelligente si intendeva un qualcosa come un, un, te un termostato o un ascensore programmabile, anche se tecnicamente sofisticati. E adesso l'intelligenza artificiale comincia non solo a sostituire o a simulare l'intelligenza umana, ma soprattutto a emularla. Prima di tutto con l'autoapprendimento. Si diffonde il timore che le macchine possano danneggiare gli uomini o addirittura prenderne il sopravvento. Il problema vero è che questa potenzialità sia in mano alla borghesia. Noi mano alla specie. L'intelligenza non sarà mai pericolosa come la stupidità naturale di questa classe, della classe eh, borghese. E arriviamo un po' alla, alle notizie che, eh, ultime della, della borghesia più intelligente. Più, non più intelligente della borghesia più longeva che la nostra borghesia eh, italiana eh, la quale ha più esperienza e più anni eh, di tante altre in giro per il mondo e quindi va un po' anche a pensare adesso mi viene in mente i gile gialli della Francia no? E, e quindi questa notiziola è qua. Essendo l'area l'Italia capitalistica più vecchia del mondo l'Italia ha anticipato tutti i movimenti populisti moderni dall'uomo qualunque l'uomo qual qualunque vi ricordate no? prima del fascismo alla Lega da Forza Italia al 5 Stelle quelli recenti li hanno mandati in piazza cioè i movimenti recenti sono, li ha mandati in piazza e poi go al governo sembrerebbe l'ultimo scenario possibile ma il trasformismo italico non si smentisce mai. Una volta spazzati via questi incapaci fanfaroni mandati al governo da uno stremato corpo elettorale, la borghesia sarà costretta a rivedere meccanismi e schieramenti, dotandosi di un esecutivo che non metta in pericolo la difesa contro la sua forma sociale emergente. Cioè eh, la sua forma sociale emergente sarebbe eh, la condivisione, la partecipazione, in poche parole il comunismo. Sarà uno scenario che a suo tempo aveva fatto esclamare, ben scavato, vecchia talpa. e infatti dalla primavera araba che si susseguono senza tregua nel mondo manifestazioni ibride, ma tendenzialmente antisistemiche, in quanto privi di, di, di contrattazione, di ricerca del compromesso. Di ricorso alla mediazione. E qui eh, è un punto di riflessione molto interessante come è passata la legge di bilancio, quest'ultima ultima, eh, in ultimi momenti, eh, dove si è votato la fiducia, dove i 5 Stelle, io non ce l'ho con i 5 Stelle o con il PD o con, o con la Lega, rilevo un dato di fatto che ehm, i 5 Stelle soprattutto parlavano contro chi era il governo prima del troppo uso del voto di fiducia, ebbene lei lo ha votato, lo ha fatto anche sulla legge di bilancio, una legge che è stata discussa prima nella, alla UE. L'Unione Europea, la tanto famigerata e cattiva Unione Europea, dove l'Unione Europea si, è stabilito, si sono stabilite le cornici, cioè quanto si spende e quanto poi si ricava, per il resto poi lascia fare al governo italiano. L'importante è rimanere all'interno del sistema, questo è importante. E allora e cosa serve il Parlamento? Il Parlamento non serve assolutamente niente come non serviva niente neanche prima quando c'era c'erano altre componenti che al governo sembra molto tipo il governo fascista dove un manipolo di persone decidevano il cosa e eh, come come fare e eh, cosa fare e alla massa eh, non, non veniva detto assolutamente niente. Quindi non c'è eh, diciamo un filologico tra eh, fascismo, democrazia e un'altra società diversa. Il fascismo si è semplicemente trasformato e eh, quando c'era la possibilità economica di dare delle briciole strappate poi fra l'altro con scioperi e lunghe lotte eh, qualche briciola in più qualche apertura in più ma nel momento della difficoltà eh, si torna a quello che è quindi è un fascismo mascherato il nostro ma eh, proprio sulla legge di bilancio il eh, sul Corriere della sera di venerdì 4 gennaio eh, in un articolo di fondo, la crescita e le promesse mancate sulle tasse, c'è un articolo di fondo che dice: Ma nella manovra approvata dalla strana maggioranza che sostiene il governo, di tagli ce ne sono ben pochi. Al contrario, tranne che per un gruppetto di partite IVA. Purtroppo pressoché irrilevanti per l'economia nel suo complesso, la pressione fiscale quest'anno aumenterà. L'ufficio studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, persone che di tasse ne capiscono, hanno fatto un primo esame della legge di bilancio e stima un saldo netto di 12,9 miliardi di maggiori imposte nel triennio 2019-2021. Un'analisi che è. Ok, allora l'Ufficio Studi, rilego un attimo: l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fatto un primo esame della legge bilancio e stima un saldo netto di 12,9 miliardi di maggiori imposte nel triennio 2019-2021 un'analisi che è utile riportare. 3,7 miliardi di maggiori entrate arriveranno, secondo i commercialisti, dai contribuenti non in regola con il fisco, che utilizzeranno una delle numerose forme di condono previste. 12,4 miliardi saranno invece le vere e proprie maggiori tasse applicate su banche e assicurazioni. 5,6 miliardi sulle imprese in genere e 2,4 sul settore dei giochi d'azzardo 2,1 miliardi. Sui grandi gruppi dell'economia digitale 1,3 miliardi, sui consumatori 0,6 miliardi, su enti del no profit 0,4 miliardi. Il taglio delle tasse ammonta solo a 6,8 miliardi concentrati appunto sulle partite IVA individuali. Alcune tasse possono piacere più, di, più degli altri, ma il loro effetto non è ovvio. Quello del gioco d'azzardo spesso si limitano a, a provocare uno spostamento del gioco verso l'economia sommersa. Le tasse sulle banche sono in genere traslate ai consumatori, attraverso un aumento del costo e dei servizi delle banche. Ma c'è un aspetto ancora più preoccupante. La legge di bilancio ha rimosso di blocco su il blocco sulle tasse locali, che per un triennio aveva impedito a comuni e regioni di aumentare le aliquote IRAP, IMU, TASI e le addizionali IRPEF, consentirà anche aumenti fino al 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità. Ci aspettano quindi più tasse eh, locali e, e questo è una delle cose molto importanti perché arriviamo All'ultimo punto, che è la piccola borghesia. Eh, Cos'è la piccola borghesia? È una mezza classe il cui sostentamento, quindi il cui reddito deriva da valori altrui, plus valore che le trasferisce il capitalista. Eh, per esempio pensate a un negoziante che vende al dettaglio non arricchisce di eh, valore d'uso il prodotto lo arricchisce soltanto come te, in termini monetari salario che eh, le trasferisce l'operaio quando uno va a comprarsi le cose eh, eh, è visto aumentato il, 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 il prezzo della, eh, della merce che magari lo stesso operaio ha ha, ha, ha fabbricato e se lo vede aumentare, ma non può vivere eh, se le due grandi classi non, le, non la alimentano, sono solo non pro, da sola non produce valore. Perché abbiamo visto prima: cioè il, il vestito fatto in, in fabbrica e venduto dal negoziante come valore d'uso non cambia assolutamente niente. Aumenta il prezzo perché quel, quel vestito. Fatto per tenere caldo o per coprirsi, e, insomma, eh, quando lo trovate al negozio ha lo stesso valore d'uso, cioè ti copre o ti tiene caldo, è soltanto aumentato il prezzo, magari a volte in modo eh, a dismisura, e queste piccole cl eh, mezze classi fanno i soldi così. È logico che si incazzi se le due grandi classi per un motivo qualsiasi non le pagano la tangente comprando qualcosa, un bene artigiano, un servizio. Una consulenza, insomma, una merce. Ora, se il rapporto tra capitalista e operaio si guasta e si inceppa il flusso di valore verso il piccolo borghese, quale dei tre ci rimette per primo? La piccola borghesia è il termometro che ci dà la temperatura del sistema capitalistico. Il suo terrore più grande, cioè il terrore della piccola borghesia, è di finire nel proletariato, cioè andare in fallimento, non avere più il negozio che gli permette magari di, avere, di fare una vita più tra virgolette agiata dell'operaio. Dell no? Anche se la sua percezione le impedisce di vedere le classi nella loro potenzialità, le vede come sono fotografate in un dato istante, è convinta che il proletariato sia una classe in via di estinzione. Poveri sciocchi. Basta una, una, una facile ricerca su internet per capire che i salariati nel mondo sono, a seconda delle fonti, eh, da 1,4 a 2,8 miliardi. La cifra più bassa... Che esclude ad esempio i salariati del pubblico impiego, non produttivi nel senso marxiano del termine, ci dà la prova di come il proletariato sia pur sempre la classe per antonomasia, non si arrabatta per difendere la propria esistenza. Il suo strumento non è il termometro che misura la temperatura delle dinamiche sociali, ma il suo detonatore. E con questo io dico alle mezze classi. La piccola borghesia, che poi lo, la vediamo molto eh, attiva con i gilet gialli in, in Francia, dove abbiamo fatto anche una trasmissione eh, su questo: dove più la paura della povertà. La povertà fa muovere queste mezze classi, che non ci sono alternative, io non ce l'ho contro eh, queste mezze classi. Ma loro vogliono ritornare ad avere ehm, i suoi piccoli, fra virgolette, privilegi, essere un po' più alto, o un po' più come salario del lavoratore dipendente. L'unico sbocco che loro hanno è quello di stare con il proletariato per un cambio di sistema, altrimenti eh, verranno stritolati dal... Da questo sistema. Abbiamo visto e abbiamo sentito che eh, c'è una, una continua accentramento del, della produzione nel, nel mondo. E quindi eh, anche i piccoli negozi vengono strittolati dalla da grande eh, distribuzione, dai centri commerciali. Quindi l'unica alternativa, io dico, a queste. Eh, mezze classi, ma non lo dico io, eh, in generale, lo diceva anche nel 1921 il Partito Comunista d'Italia: eh, dovete eh, ascoltare e dovete andare verso il superamento di questo sistema, altrimenti eh, saremo stritolati non solo eh, il proletariato, ma anche, anche le mezze classi, e non è possibile eh, tornare in, uh, indietro. Io ho finito volevo um, um, ma lo farò la prossima volta volevo avevo abbozzato una, una specie di previsione economiche e sociali per il 2019 ma vedo che ormai io ho consumato um, Molto del mio tempo, eh, ci sentiremo la prossima volta. E un caro saluto a tutti e rinnovo gli auguri per un buon 2019. Ciao.